Giornata da ricordare per la CISL Marche, grazie all'inaugurazione della nuova sede regionale di Via dell'Industria e alla premiazione degli studenti vincitori del concorso per la persona, per il lavoro, il sindacato oggi per costruire futuro. Un'occasione insomma indimenticabile oggi. Assolutamente sì, l'inaugurazione della nostra nuova sede regionale è l'avvio di un progetto, di un sogno che la comunità cislina inseguiva da tanti anni. Finalmente abbiamo una sede all'avanguardia, progettata per accogliere al meglio i tanti iscritti, le tante iscritte, gli utenti che vengono ogni giorno nelle nostre sedi. La giornata è stata introdotta proprio dal segretario generale della CISL Marche, Marco Ferracuti, che ha dato il via alla premiazione delle scuole vincitrici del concorso promosso da CISL Marche in collaborazione con FNP Pensionati CISL Marche e Labor Service SRL CAF CISL Marche. Alla cerimonia gli studenti sono stati premiati per i loro progetti legati ai temi del lavoro e del ruolo del sindacato nella società odierna. Oltre ai saluti istituzionali e l'intervento del governatore Acquaroli, la gradita presenza dell'attore marchigiano Neri Marco Re per un evento di grande rilevanza per la CISL Marche che rafforza il suo impegno nel promuovere il dialogo intergenerazionale sul lavoro ed offre un nuovo punto di riferimento per i lavoratori e la comunità regionale. I lavori sono stati chiusi dal segretario della CISL, Luigi Sbarra. Segretario, una giornata indimenticabile, una giornata importante per tante ragioni e l'orgoglio di essere ad Ancona. Sì, è una bella giornata di impegno, di presenza, di partecipazione. Apriamo la nuova sede che per noi sarà un luogo di confronto, di incontro tra le tante strutture di categoria, il sistema servizi, ma è anche una grande opportunità per le persone. Facciamo comunità e cerchiamo di rafforzare in una logica di prossimità, di sussidiarietà la nostra rappresentanza sociale.